Come creare un contenuto efficace? Oggi rispondo a un mio omonimo, Massimo, che mi chiede: Ciao Massimo, mi dai qualche consiglio su come creare un contenuto efficace? Grazie. Ora, questa è una domanda tutto sommato semplice, perché spesso ci facciamo tanti complessi, veramente tante paranoie mentali, ma la risposta è veramente, veramente semplice, molto più di quello che pensiamo. Per prima cosa dobbiamo definire in maniera molto chiara chi è il nostro pubblico. Perché? Perché ciò che noi dovremo andare a fare con il nostro contenuto sarà quello di far capire al cliente che noi siamo la soluzione più adatta al suo problema. Per questo dobbiamo assolutamente avere ben chiaro in testa a chi stiamo parlando, a chi ci stiamo rivolgendo. Ne parlavo proprio nella pillola di ieri, in cui parlavamo di nicchia. E se noi abbiamo, immaginiamo, riprendo lo stesso esempio che rende perfettamente l'idea, abbiamo una palestra, noi possiamo avere all'interno più corsi, uno per dimagrire, uno per sviluppare un fisico statuario da culturista. Perfetto. Ovviamente chi viene in palestra per un motivo, per dimagrire, avrà bisogno di una comunicazione completamente diversa da chi vuole diventare grosso, enorme come un culturista. E questo è il punto di partenza, quindi definiamo in maniera molto chiara il target. Punto numero due, dobbiamo spiegare al cliente come noi possiamo essere la soluzione migliore ai suoi problemi, e qui poi ci vengono incontro tante tecniche di copywriting che possono ovviamente essere applicate a qualunque tipo di contenuto, anche un video. Quindi dobbiamo, prima di tutto, spiegare al cliente come lo potremmo aiutare e fargli capire perché noi siamo la soluzione più adatta ai suoi problemi rispetto ai nostri concorrenti e magari anche rispetto a soluzioni che ha già provato. Perché? Perché magari qualcuno ha già provato una palestra con corsi per dimagrire e purtroppo non ha ottenuto risultati, oppure si è iscritto a un corso per diventare grosso e non ha messo su massa muscolare. Perfetto, questo sicuramente può essere un contenuto interessante per il nostro pubblico, perché si renderà conto che stiamo parlando proprio a lui, che sappiamo che esistono questi problemi, che alcuni corsi non li risolvono, mentre il nostro, guarda caso sono ironico, però va a risolvere esattamente quel problema. Quindi, hai già provato altri corsi e non hai messo su massa muscolare? Perfetto, noi sappiamo perché, il motivo è questo, questo e quest'altro e così via. Nel momento che noi parliamo in maniera così specifica di un problema al giusto pubblico, il nostro messaggio sarà ascoltato assolutamente. Per questo è, come dicevo ieri, importante definire la propria nicchia, perché? Perché migliorerà incredibilmente l'efficacia del nostro messaggio. Quindi sapere a chi parlare, sapergli cosa dire, perché? Perché gli andremo a risolvere i suoi problemi. Il terzo punto è scegliere il giusto canale, perché? Perché nel momento che noi definiamo un pubblico, dobbiamo anche sapere dove andarlo a trovare. Se ad esempio vendiamo un corso per culturisti, e fare del volantinaggio all'uscita di un asilo forse non è il massimo, perché solitamente magari ci sono le mamme a ritirare i bambini dalla scuola e non sono esattamente in target al nostro tipo di comunicazione, quindi a quello che noi andremo a fare. Al contrario, mettere un annuncio in una rivista in cui si parla di come sviluppare il fisico o comunque riviste di settori, probabilmente sarà molto più efficace, semplicemente perché il nostro pubblico, quindi il nostro giusto target, è lì, è in quel canale, quindi sarà facilmente raggiungibile con questo mezzo. Terzo, fare la giusta offerta, perché nel momento che noi facciamo un tipo di contenuto che ha uno scopo, in questo caso ovviamente trovare persone che vengono ai nostri corsi, dobbiamo lasciare le istruzioni, tra virgolette, alla persona che ci legge, ci ascolta, ci segue in base al canale che abbiamo utilizzato, come fare per passare all'azione. Quindi viene nella nostra palestra, telefona, prenota una visita gratuita in base a quello che facciamo, però l'importante è dare le istruzioni al cliente per passare all'azione. Seguendo questi tre semplici passi saremo già in grado di costruire tutto sommato dei contenuti interessanti che i nostri potenziali clienti leggeranno. Ma l'errore che vedo fare più spesso non è tanto fare dei contenuti sbagliati, quanto non comunicare in maniera corretta a un determinato tipo di cliente. Perché? Perché si cerca con un singolo messaggio di coinvolgere più persone, ma così non funziona. Perché nella mia palestra ho corsi per dimagrire, corsi per diventare un culturista. Passa tutto sommato inosservato, perché nessuno si sente coinvolto come se il messaggio che sta leggendo fosse rivolto a lui. E questo invece è esattamente ciò che noi dobbiamo fare. Quindi, caro Massimo, spero di aver risposto alla tua domanda, e anche a chi mi ascolta troverà sicuramente dei consigli pratici da applicare ai propri messaggi, alla propria comunicazione. Con questo è tutto e vi saluto. Io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo. Fatti questa domanda: chi è il migliore cliente che vuoi e, a tuo avviso, quali sono le cose che si vuole sentire dire e quindi come migliorerà la sua vita grazie a te e perché non ha ancora risolto questo problema? Rispondi a queste tre domande e i tuoi contenuti andranno veramente con un filo di gas. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!